Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Androlink e bentornati su Yo-Kai Watch Puni Puni. Appena ho visto il nuovo evento ho detto, qui si farma e tanto è. Quindi direi di non perderci in altre chiacchiere e cominciare con le slottate, che tra l'altro è l'unica cosa che faccio su Yo-Kai Watch Puni Puni. Ed è per questo che dalla prossima settimana comincerò a portare una sequela di video per Yo-Kai Watch Puni Puni. Non vi dico ancora di cosa si tratta, ma mi sono sincerato che non ci fossero altri video di quel genere, di quello che voglio andare a fare, e quindi evitare rotture di scatole nei commenti. Andiamo però con le slottate. Ho già slottato una moneta Nyambo, a questo giro se ne prendono due. Dovrebbe essere una al mese con le missioni e una ogni 2 settimane con l'evento. Da una è uscita, immagino, risvegliato. Che due fa? Da questa invece vediamo cosa esce. Sono molto curioso. Non spero in uno Tsuchinoko perché non ce ne sono. Goku Tsuchinoko per la precisione. Da quello che ho visto non c'è nella slot. Ed esce Balenoid. Ok. Quindi andiamo a vedere ora le slottate. Da 10 le multisummon con i punti. Per fortuna a questo evento. Oh, sì! O lo Z o lo ZZ. Voglio godermela proprio tutta questa. Tutta, tutta! Sì, quanto tempo è che non slotto uno ZZ? E poi, tra l'altro, questo è il boss finale dell'evento. O meglio, boss finale. È il boss che troviamo al 45esimo livello dell'evento, ma non è il boss del livello impossibile, che tra l'altro il boss del livello impossibile può essere reclutato e ti dà più punti se lo metti in squadra una volta reclutato. Allora lui, se non sbaglio, Ouma. Allora, si chiama Nanta Yanagi Ouma. Vabbè, rango ZZ, ha un bel po' di HP, un bel po' di attacco e mi aiuta nella fase impossibile che è contro il Flame Dragon, il drago di fuoco. E sì, è il boss impossibile di questo livello. C'è anche un altro boss forte che è Komashura infuocato. Si può trovare anche lui nella slot, quindi proviamo a cercarlo. Magari esce, chi lo sa. Comunque lo ZZ sono già contento così. Può anche non capitarmi altro e andrebbe bene comunque. Però almeno ho trovato un segreti dell'anima, che quelli fanno sempre comodo, specialmente ora che hanno tolto il poter di prendere quando uno yokai raggiunge il livello massimo di Energimax. Invece di darti un segreti dell'anima, ti aumenta il livello dello yokai, ti aumenta attacco e difesa. Ok, lei non mi sembra. Anche di questo evento non ha nessun boost e nessun malus, quindi. Beh. Andiamo con la terza slottata, sperando. Oh no, un altro! Non ci credo! Non ci credo! Porca miseria! È sempre lui? È sempre lui? Oh! Ryuta! Rango Z! Questa volta, ragazzi, ho fatto filotto. Mamma mia. Ok, rango Z riduce il danno contro Komashura e ne fa anche di più. Bene, Komashura infuocato in effetti sarebbe fighissimo da prendere. Anche se non ho ben capito a che cosa serve sconfiggere il suo stage. Voglio dire, sconfiggere la fase impossibile del drago di fuoco, ok, perché lo prendi in squadra, ti aumenta i punti. Ma Komashura? Ah, ti dà più parti? Però si trova anche nella slot, quindi boh. Può essere pure che lo trovo. Attenzione, Nekomata SS. Kakusei Nekomata, quindi Nekomata risvegliato. Un altro segreti dell'anima, fa sempre comodo. Ragazzi, tre slottate, due robine, ZZ e Z. Boh, io sono contentissimo così. Può anche non capitarmi null'altro. Ed infatti. Quarta slottata che troviamo. Il nulla cosmico. Sì, più o meno. Andiamo con la quinta, magari ne faccio giusto un'altra. Volevo farne solo 5, però dato che nelle ultime due non è capitato nulla, magari ne faccio un'altra giusto così, tanto per. Ah, però. Ah, lui è uno dei servitori di Aristocat, se non sbaglio, si chiama in italiano. O anche in inglese. Boh. Quindi Aristocat, vabbè. Nome strano comunque.
facciamo l'ultima tanto per, tanto oggi qui si farma, ragazzi. Puntatore automatico e via. No, non ci credo. Non ci credo. Ma dai. Ma che bello. Ragazzi, fantastico. Fantastico. Vabbè, sì, qua l'SS. Ah, la Kizune Shadowside. Beh, Kyubi più che Kizune. Kyubi perché sì, 9 code. Infatti, 9 days. È un popper orizzontale e paralizza il nemico. La sua abilità, i suoi pugni possono essere più grandi e fa più danno a tutta la tribù. Cioè, mi fa aumentare il danno che faccio a tutte le tribù. La cosa divertente è che a metà evento potrebbe esserci veramente qualcosa. O anche prima, non mi ricordo di questi eventi come vanno avanti. Però qui ancora non ci si può andare. Non mi ricordo se si apre a metà o se si apre il giorno dopo l'inizio dell'evento. Comunque ancora non ci si può andare. Quindi aspettiamo e poi magari se dovesse uscire qualcosa di davvero bello a metà evento, una slottatina la faccio. Però per il momento, ragazzi, è tutto. Tra l'altro ci sono anche altri yokai che aumentano e diminuiscono i danni contro il boss dell'evento o la fase impossibile di questo evento. E dovrebbe essere uno domandemonio che contro tutti gli yokai boss hai un 10% se non erro di bonus, quindi se ce l'avete usatelo. È andata malissimo. Lasciamo perdere. Ecco, livello 1 ancora, tutti quindi. Ho un attimino esitato. Comunque, potrei farcela. Tra l'altro ci sono un botto di missioni da fare con lui. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 missioni con lui. E le missioni con lo Z sono 3. Cioè, ragazzi, io boh, non capisco perché abbiano fatto queste missioni che puoi fare solo se prendi lo Z e lo ZZ. Mi sembra stupido. Cioè, alcuni si precludono totalmente la possibilità di fare punti extra. Boh. Ad ogni modo, ragazzi, il video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e... Wow! ZZ, due volte lo Z. Sono felicissimo così per oggi. Dopo l'altra volta che non ho trovato davvero niente, davvero, davvero niente, solo il SSS che... Non mi ha poi aiutato più di tanto alla fine. Ovviamente in descrizione trovate sempre il link per Instagram. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Bye bye!